lì, là, sì. Quella è tutta argilla. E prende tutta la plastica per la ceramica lì? E una volta si prendeva là, una volta, adesso no. E sotto al paese c'è pure le cave, all'ingresso, sono più cave, capito? Ecco. Questa è l'argilla che veniva dalle cave, massi grandi, più piccoli, ecco, questa è tutta argilla che veniva dalle cave, vedi? Questa qua viene messa dentro questa vasca qua, vedi qui dentro, fatta a pezzettini, così, fatta a pezzettini. Poi si mette l'acqua e diventa morbida qui dentro. Poi con la zappa, con questa, con la zappa, bisogna sbattere su e giù, su e giù, su e giù, e diventa sempre liquida, densa. Poi con un bastone bisogna bucare questo tubo, si setaccia, l'impurità rimane nel setaccio e l'argilla buona scende sotto che è vuoto. Dopo due mesi che si decanta, si induriva un po', si faceva un solo di mattoni per terra, di questi qua, è una fascia, con un secchio si prende due persone da qua e butta di qua. E iniziano forse 70, 80 quintali, non si sa il peso, non si sa. Poi con i mattoni, con questi, li infilavo uno vicino all'altro, così, li infilavo, quella, essendo poroso il mattone, assorbiva l'acqua e induriva la terra e trasportava per la preparazione come sopra. E i patroni di allora, i figli, non li fecero fare i ceramici, dottori, avvocati, hai capito? Perché era il sacrificio che ci stava. Ma immaginate senza televisione, senza luce, senza acqua. Devi pensare che quando, perché ci scappava l'incendio qua, quasi ogni volta, perché la legna una un po' più rovinata, sfrastagliata, ci stava. Allora, dove girava l'arte di più negli angoli, prendeva fuoco. Allora fuori si metteva 2, 3, 4 quintali d'acqua, si preparava prima, perché non c'era la fonte, non c'era niente. E quando che a volte non te ne accorgevi, uscivi fuori, rientravi, quando vedevi il fuoco, suonava la campana di Santa Eusania fuori sulla chiesa. Quando suonava quella campana là fuori orario, a qualche parte a Castiglione c'era l'incendio. E tutte le donne correvano con le conche piene d'acqua, l'aiuto. C'era la fraternità insieme, perché attorno alla fabbrica, pure la donna, quando venivano a caricare i piatti, si chiamava 10 donne, 15 donne, tu vedevi tutte le donne con 20 piatti sulla testa, via, salivano nel carro a caricare con la paglia, capito? E poi si spartivano qualche soldino fra di loro, hai capito? Cioè, e qualche volta si scappava pure, non so, metti di capelli per un soldo, a me è così, direi che era tutta una favola, era bello, cioè, capito, la semplicità, questo è il discorso. Alla gente della certa importanza c'era pure quello più, immaginate l'ospedale, c'è il primario, c'è l'infermiere, c'è il chirurgo, il medico generale, e così era la fabbrica, ci stava Pietro e Mastro Pietro. E immagino quando si faceva il forno di notte, che non c'era niente, che faceva? Si facevano le pippe qua per fumare. Vedi, questo è il fischietto, si fanno pure le mostre a Vicenza, a Rutigliano, si fanno le mostre dei fischietti. Questa la so, qui mi arrivò una volta un invito da Ennio Morricone, cioè dalla Complice, perché a Butoli si fanno questo, ma si fanno i concerti, e la so fece una manifestazione con Ennio Morricone con questi strumenti. Io conoscevo uno del museo, mi invitò, ma non ci andai, me ne pentì, e fece il concerto su con tutti questi strumenti così, e Ennio Morricone con la sua orchestra, capito? Perciò so che si fa a Butri, lo sento pure per televisione, lo sentivo. Questi invece, questi qui sopra, questi, andai in Egitto 9 anni fa, e allora al Cairo c'è il Nilo là, e la compagnia ci portò a Busimbella, poi è da Suan, laggiù, lungo il Nilo, andai a Luxor, alla Valle dei Re, quando andrai nei tempi. Con tutti quei leoni sopra le pietre, le cose, le colonne del papiro in cima. Oh, mi tocco il cuore, io sono sensibile a queste cose, la cultura. Tornai qua, tenevo in mente di fare le montagne. Che succede?
che una volta i presepi si facevano con gli stampi, si portavano a vendere a San Gabriele il 13 dicembre. Oggi bisogna pescare, vengono da Napoli e gli fanno i presepi. Che sono i mesi di presepi che ho fatto? Ma all'incirca quel che vi ho detto, il colore, lo smalto, l'argilla, la funzione è quella, insomma. Quelle sono quelle che fatte male. Tieni in mente? Questa è mia madre. Questa era una vasca dove si andava a bere le bestie. Questa era la fonte vecchia, cioè si chiama via la fonte vecchia. Ah, guarda, questo non lo so chi è questa signorina qua. Allora senti un po' che succedeva. Senti che succedeva, perciò si chiama il sordino. E qui si faceva, pur durante le cotture i vecchi, li facevano con l'ago. Allora, le signorine andavano per l'acqua con la conca di rame, le coppie, come fanno oggi, vanno al cinema, vanno là. Allora andavano e dicevano, stasera se vieni fatti trovare, se non ci sei, io ho il sordino, se senti il sordino sono venuto, altrimenti non ci sono. Andavano tutti e due con la conca di rame, quando sentiva, diceva la compagna, il merlo è arrivato, hai capito? Sono battuto, forse uno l'ha detto questa cosa, è rimasto. E è bello raccontarlo perché sono cose avvenute e è bello, no? Questa è tutta la... Tutti i fischietti questi qua sono. Questo è un zambugnaro, vedi? Ah, questa è la capretta della sua Vicenza. Da Olimpia, dalla Grecia, la puoi portare questo biscotto. Questa è una tevra, un coppo, vedi? Allora, qui dipende che cosa vuoi fare. Vuoi fare il paesaggio, fai una coppettina di questa qua, vedi? Mm-hmm. Ci vuole un sacco di tempo. Questo è il coperchio di questo. Vedi? Questo è il coperchio. E questo è il sottopiatto. Guardate un po', era un soppiede sopra la mobile, veramente ci mettevano le salsicce dentro, vedi? E le facevano tutte bianche, vedi? Però questa qua rende con la fascia di rosa, io l'originale, questa qua, vedi? Poi quella l'ho fatta proprio ieri sera, quella mi venne in mente di farla una grande, e questa è venuta. Immaginate che potrebbe essere questo. Questo è un basso pomodoro. Sì, questi qua, con i pomodori, facevi così il pomodoro, no? E scendeva il liquido dentro. Il liquido scendeva dentro, no? E facevi così. Poi facevi così e versavi il liquido di pomodoro. Io quello che la vedi, quello che mi piace è questo passaggio di movimenti attaccati, un basso pomodoro così, va. Adesso io l'ho rifatto e lo faccio funzionare come centro tavolo, che potrebbe essere bello, un cardo secco, che ci stacca l'imperatore, quegli argentati, quelle cose. E questi invece sono tutte pippe che ci fumavano allora, vedi? Mettevo la cannetta di... La cannetta e fumavano. Vedi? Che in là, che in dopo. Perché una volta i fischietti, l'arte povera, si facevano, allora io li ho riprodotti così, giusto, perché vengono le scuole qua, vengono i bambini e ti crea un'atmosfera qua. Come funzionano questi fischietti? Adesso che scendiamo sotto ti faccio sentire.